l'ha deciso lei. Capisco. Telefono giù, grazie. Telefono giù. Diciamo sono due questioni. Rispetto al merito della discussione, mi pare che non ci siano grandi problemi. Stiamo discutendo di 1-2 miliardi di differenza. Noi possiamo metterli anche domattina su una manovra da 36 miliardi, su un bilancio da 800 miliardi, per un paese che ogni anno dà 20 miliardi all'Europa. Il problema dei 2 miliardi che potrebbero in teoria essere necessari corrispondono a davvero un piccolissimo sforzo. Quello che forse è in discussione, sarà interessante approfondirlo, è chi decide cosa, come, quali sono le valutazioni politiche sulle circostanze eccezionali di cui parlano trattati e regolamenti. Però, insomma, non mi pare che sia tecnicamente un problema. Diverso è se la discussione è sul metodo. Sono stupito che il Presidente Barroso si sia sorpreso, nel senso che la lettera è stata anticipata qui, su un importante giornale internazionale, Financial Times, ha poi avuto una scoop, un importante giornale italiano, si sono individuati 5 paesi che avrebbero ricevuto la lettera, esattamente ciò che è accaduto. E allora, se questo è, credo che sia il momento della open transparency più totale. E noi non penso che sia finito in questo palazzo il tempo delle lettere segrete. Con l'Italia l'open data sarà totale, noi vogliamo che sia chiaro tutto ciò che viene da Bruxelles, che ci sia la chiarezza più ampia, perché è l'unico modo per aiutare i cittadini a capire. È soltanto l'inizio, girando pagina, voltando pagina. Ovviamente non riguarderà il Presidente Barroso, che la settimana prossima non sarà più il Presidente della Commissione, ma sono certo che Juncker ne sarà consapevole. Noi chiederemo che ogni dato sensibile della Commissione delle istituzioni europee sia pubblicato, come è giusto che sia. Ai cittadini italiani dico, non c'è da preoccuparsi, si tratta di far capire che abbiamo fatto una grande manovra per ridurre le tasse, e siccome tante volte dall'Europa ci hanno chiesto di ridurre le tasse, ora che l'abbiamo fatto non sarà certo una piccola discussione sui decimali e sulle virgole a bloccare il percorso di cambiamento del nostro paese. Viceversa, sarà interessante raccontare anche in Europa ciò che noi vogliamo fare in Italia, l'attuazione completa della trasparenza come metodo di governo. Quindi sono sorpreso che ci sia chi è sorpreso del fatto che è stata pubblicata la lettera. Pubblicheremo anche la risposta. Credo che pubblicheremo non soltanto la lettera, ma tutti i dati economici, quanto si spende in questi palazzi. Sarà molto divertente. Aggiusterete di 2 miliardi, quindi? Ci sarà un aggiustamento di 2 miliardi?